Migliorano le condizioni dei due coniugi messinesi ritrovati privi di sensi nella loro camera in un albergo di Ragusa. Alla base del malore un'intossicazione da monossido di carbonio, provocata probabilmente dai gas provenienti da un condotto fognario. Continuano a Modica le polemiche sul nuovo regolamento sulla tassa di soggiorno. Il consigliere comunale di SEL, Vito D'Antona, scrive al presidente del revisore dei conti una lettera aperta, rilevando criticità e incongruenze. A Scicli, polemiche dell'opposizione sulla convocazione del consiglio comunale di domani. Si lamenta la mancata consultazione della conferenza dei capigruppo. Accuse respinte al mittente dal presidente del consiglio, Danilo De Maio. Grande successo per il Re Cucco, che è tornato ad animare l'estate di Scoglitti, frazione marinara di Vittoria. Il personaggio, inventato 30 anni fa da Arturo Barbante, ha fatto centro e ha incuriosito e rallegrato grandi e piccoli. Come da pronostico della vigilia, il catanese Domenico Cubeda ha vinto per il quarto anno consecutivo la classifica assoluta della 60esima edizione della salita dei Monti Blei, un successo da record, quello del driver siciliano. Queste e altre notizie al TG in onda alle 14 e alle 19.45 su canale 74 del Digitale Terrestre e in streaming su www.canale74.it.